per lui, che giustamente deve scrivere. Un'età avanzata per delinquere, 72 anni, ma rapina andata a segno il 2 marzo in un negozio di biancheria nel pieno centro di Udine. Le indagini a cura della squadra mobile cittadina hanno consentito di risalire a questo arzillo signore pregiudicato, originario di Palermo, però da tempo residente in città, accusato di rapina e sequestro di persona, ma proprio in virtù dei dati anagrafici arrestato e posto agli arresti domiciliari. Quel mercoledì pomeriggio il rapinatore entrò nel negozio fingendosi un cliente interessato all'acquisto di coperte e mentre la titolare si stava recando nel magazzino la spinse all'interno della stanza che chiuse a chiave, quindi si allontanò con 200 euro arraffati dal registratore di cassa. La negoziante rimase chiusa per circa un'ora, liberata solo verso le 19 da una cliente che, entrata nel negozio, aveva sentito le sue invocazioni di aiuto. Abbiamo raccolto la denuncia da parte della vittima di rapina e sequestro di persona avvenuta il 2 marzo e a seguito della descrizione che era stata fatta dall'autore abbiamo analizzato quale potevano essere il profilo dell'autore, anche perché fortunatamente aveva effettuato questa rapina a volto scoperto. Abbiamo individuato dei possibili autori e il riconoscimento fotografico insomma, è stato positivo da parte della vittima.